Lorenzo Savadori, Stan Nolan, ECMA 2016, una presenza importante e tu sei sempre un pochino più famoso, adesso sei qua pronto per una sessione di autografi, comunque una stagione direi eccezionale, debuttante Superbike, poi inaspettato per molti, ma per chi ti conosceva forse no. Sì, è sempre bello tornare ad ECMA e ad essere qui nello stand Nolan di X-Lite. È un piacere, e quest'anno è stata una stagione positiva e dobbiamo cercare di migliorare in ottica anche della prossima stagione, però sicuramente quest'anno forse ci è mancato giusto il podio, però comunque è stata secondo me una stagione positiva e importante per me e anche per il futuro. Senti, tu l'anno prossimo ancora con Aprilia, una moto con cui ti sei trovato molto bene fino dal passato, dimmi due punti forti, due punti deboli della vostra moto rispetto alla concorrenza e poi due punti forti, due punti deboli di Lorenzo Savadori rispetto alla concorrenza. Vabbè, è difficile. Allora, sicuramente mi piace, la cosa importante era continuare assieme ad Aprilia, ci sei riuscito e sono molto soddisfatto, corro nel team Milwaukee. E allora, di punti forti, sicuramente è una moto che è molto veloce, quindi è un ottimo motore e è molto precisa ad alte velocità. E difetti, sai, fatica, difetti... C'è sempre qualcosa da migliorare, no? Beh, sempre bisogno, ma quello lì nella vita quotidiana, quindi si fa fatica a dare. E diciamo, non so, pregi di me anche? Pregi di me, dovreste dirlo voi, sicuramente a me piace imparare cose nuove, secondo me questo qui è un pregio. E diciamo, io mi metto sempre in discussione. Cerco sempre di imparare da chi ha più esperienza e da chi è più bravo anche di me e secondo me questo potrebbe essere un pregio. Senti, l'anno prossimo il campionato si prospetta ancora più interessante di quello di quest'anno. Ok, quest'anno Kawasaki mattatrice all'inizio, Ducati alla fine, però l'anno prossimo entra Honda, ci siete voi, insomma arrivano nuovi piloti, c'è del buono in Superbike, come la vedi tu nel campionato? Sì, il prossimo anno arrivano diversi piloti anche dalla MotoGP. E tutti ovviamente molto forti e il campionato sarà sicuramente duro, non è stato semplice neanche quest'anno, il prossimo anno sarà penso ancora più duro e noi cercheremo quest'inverno di prepararci al meglio in ottica della prossima stagione. Ok, facciamo un saluto per lei, ma prima degli autografi e in bocca al lupo a Lorenzo per l'anno prossimo. Crepi il lupo, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo ad ECMA.